Eccoci qui, anche questa settimana continuiamo a studiare l'oracolo del channeling. Questa settimana voglio parlarti di un altro metodo molto semplice, un altro metodo di lettura molto semplice, si chiama dialoghiamo. Allora, la cosa importante è che se sei in un momento particolare e hai bisogno di un saggio consiglio, poni la domanda. Ok, facciamolo. Allora, perché è importante questo metodo, il sapersi autodeterminare. È un metodo molto semplice, ma ci vuole saggezza. Ora lo capiamo insieme. Poni la domanda, quindi per esempio, cosa ho bisogno di sapere in questo momento? Poi mescolo. Aprite bene a metà, eccetera, mescolate. Mescolo. Poni e pesca una carta. Ok, quindi peschiamo una carta, la potete pescare da sopra, la potete aprire a ventaglio e pescarla così. Affidatevi all'istinto, questo è un oracolo istintuale. Poi volava qualcosa. Poi rifletti sulla carta estratta e accogli nel messaggio come risposta alla tua domanda. Quindi così potrebbe anche essere solo ad una carta. Cosa ho bisogno di sapere in questo momento? Tempo di guarigione, c'è tempo di guarire qualcosa. Ok, poi vado a leggere il messaggio. So che l'arcangelo Raffaele è connesso alla guarigione. Andiamo a leggere il messaggio. Ecco qua. Fai scendere su di te la mia luce, dice Raffaele. È verde ed è di guarigione. Ispira e guarisci anche tu, inspira e guarisci. Sei una guaritrice, sei un guaritore. Il mondo ha bisogno di te. Il tempo di guarire è giunto. Fai la tua parte. Aiuta i corpi, le anime e le menti a tornare in salute. Spesso le prove più difficili giungono sotto forma di malattia o dolore per fare scattare la molla e la forza per evolversi e tornare in equilibrio. C'è qualcosa che puoi guarire, sia essa una situazione personale o una condizione di salute. Prenditi cura di te. Ti sei incarnata per vivere esperienze felici. Con amore, Raffaele. A questo punto, se magari tu avevi, non so, un'emicrania, una questione, una cosa, dici ok, ho la mia risposta. Se invece non ti è del tutto chiara e vuoi chiarimenti, puoi chiedere delle spiegazioni o un approfondimento pescando la seconda carta come nello schema. Quindi la prima carta risposta, la seconda carta approfondimento. Quindi magari tu dici non so, però allora questo è il punto di questo metodo che è molto semplice ma un po'. Non devo dire, ah, ne pesco sicura un'altra. No, devo prenderla solo se c'ho qualcos'altro che mi può essere detto. Se la risposta è chiara, non la dovete pescare, dovete avere questa autodeterminazione, mi raccomando. Però magari non ci è chiara, quindi pesco un'altra carta che mi va a specificare, mi dà il chiarimento. Ecco qui, la legge di risonanza. Vedete, se non è vero, diciamo così, che serve un chiarimento, rischiate di complicarvi le cose. In questo caso, cosa ho bisogno di sapere? Che è tempo di guarigione e che la guarigione andrà in risonanza. Quindi, magari uno dice, ho chiesto il chiarimento perché dice, ma io sto bene, non è che c'ho qualcosa, magari uno si preoccupa. E invece qui ti dice che la guarigione deve avvenire sui tre livelli. Questa è una grande saggezza, perché? Perché quando si lavora con la guarigione, chi fa guarigione, chi è un guaritore, chi ha questo potere, una guaritrice, sa che non ci può essere guarigione parziale, almeno nel concetto olistico. La guarigione nella medicina allopatica ti fa male un braccio, ti guariscono il braccio, forse. E poi ti fa male qualcos'altro. Nel concetto invece omeopatico, nel concetto olistico, si va a vedere la causa di quel male o di cosa ha provocato. Certo, sei sbattuto allo spigolo, lo sai qual è, però molto spesso dei dolori interiori, delle cose hanno delle matrici altrove. Quindi quello che ti sta dicendo, il chiarimento che abbiamo chiesto al nostro tempo di guarigione, abbiamo tempo di guarire, ma cosa? Ma dove? Ma quando? Tre livelli. Dobbiamo guarire il nostro piano fisico e il piano fisico è sia la guarigione del corpo, cioè la guarigione del nostro corpo fisico, ma anche dell'ambiente in cui viviamo. Cerchiamo di vivere in ambienti sani, in ambienti salubri, in ambienti dove anche non nell'aria della nostra casa almeno non respiriamo violenza, non respiriamo cattiveria, non respiriamo brutte energie. Cerchiamo di crearci luoghi
luoghi dove ci sia pace, dove magari anche grazie, non so, a strumenti come incensi, candele, purificazioni, salvie varie, quando entrate in casa c'è pace, c'è amore, ok? Auspicabile, poi purtroppo non tutti riescono, però a cercare di andare in questo senso di guarigione, guarigione della parte mentale. Bisogna fare molta attenzione per fare un cammino e arrivare poi al terzo livello, che è quello spirituale. La nostra mente deve stare in pace. Molto spesso si ha bisogno anche di terapie psicologiche. Quando ci sono grossi traumi, molto spesso non può bastare un approccio solo spirituale. O, per esempio, quando si fa canalizzazione, bisogna stare veramente tanto centrati per non rischiare di andare altrove o di fare certo tipo di esperienze. Quindi anche il secondo livello, quello emotivo mentale, è da curare. Noi lo sottovalutiamo tanto. Lo stress non è neanche considerata una sorta di malattia, invece potrebbe essere proprio quello di cui ci parla l'arcangelo Raffaele. Abbiamo vissuto un periodo stressantissimo, molti lo hanno affrontato con rabbia, si sono arrabbiati, distruzione, eccetera. Però chi sta su un cammino spirituale comunque ha accusato, ha assorbito tutto, empaticamente parlando, tutto quello che è passato nel mondo. Io penso che, tranne magari, ecco, i nostri nonni che hanno fatto le guerre mondiali, ma fino a quel momento non avevamo mai vissuto un qualcosa di questa portata. Quando avevamo vissuto qualcosa di molto impattante, era geolocalizzato da qualche parte, questo è mondiale, quindi lo stress che ha portato è per tutti e ha impattato su ciascuno in un certo modo. Chi aveva già qualche piccola fobia si ritrova completamente fobico e non sono, come dire, dico, ah no, sii forte, no, magari così. Certo, essere forte è sempre meglio, però non, magari non basta, quindi prendersi cura proprio della propria salute mentale. Prendete anche il polline, per esempio, o qualcosa che magari qualche erba che vi aiuti un pochino a rilassare. Come state dormendo? Tanta gente fa fatica a dormire o fa le notte frammentate. Quando non abbiamo un buon riposo, poi, tra virgolette, lo paghiamo a livello fisico. Quindi, e le emozioni, quanto ce la facciamo ancora a sperare, ad aver fiducia? Cioè, io penso che tutti un po' viviamo con ansia costante, no? Poi bisogna invece tenerla sotto controllo, perché noi sappiamo che per le leggi universali ansia genererà situazioni ansiogene, quindi non è neanche positivo, però non è che uno fa così e la toglie. Quindi questa guarigione, questo Raffaele ci sta parlando di qualcosa di veramente profondo, no? E poi il terzo livello, che è quello spirituale. Anche qui meraviglioso, tanti di noi si stanno risvegliando, sono in risveglio, molti sono nella notte buia dell'anima. Non è proprio un bel momento per farsi la notte buia dell'anima, ma ogni anima ha i suoi tempi. Eppure, capito, bisogna anche lì mantenere un equilibrio, un bilancio, un bilanciamento, perché se no ci si sbilancia. Anche essere completamente spirituali e non avere piglio sul piano fisico e sul piano mentale emozionale non è buono. Non è buono perché noi viviamo in questo pianeta, le nostre anime hanno scelto di starci. Se poi erano ubriache, questo è un altro tipo di domanda. Però ormai siamo qui e lo dobbiamo fare in un certo modo. Quindi attenzione, dobbiamo riuscire a star bene su tutti e tre i nostri livelli. Dobbiamo avere una quotidianità il più piacevole possibile, dobbiamo batterci fino in fondo, anche imparare a dire no a quella persona che viene, ci negativizza e se ne va, che a volte passano sotto il nome di amici, ce l'abbiamo tutti, quell'amico, quell'amica che ti chiama, ti fa l'elenco delle sfighe e delle sventure e poi ti saluta, manco ciao, tu come stai? Cioè, proprio niente. E dobbiamo stare bene a livello emotivo, emozionale, con tutto quello che ne comporta, e dobbiamo stare bene a livello spirituale.
Non è semplice, ma si sa che i maestri hanno sempre grandi aspettative per noi e che se ce lo dicono vuol dire che ce la possiamo fare. Quindi vedi, se magari avevi un qualcosa che con la prima carta era stato appagato, arriva Raffaele, so cosa fare, mi ha spiegato bene. Se invece ho bisogno di spiegazioni, allora prendo una seconda carta. Prendere la seconda carta solo se ne ho davvero bisogno. Un metodo semplice, ma come avete visto, una bomba, quindi maneggiare con cura, sempre l'oracolo del channeling, maneggiare con cura. Ecco un altro detto che ora passo subito sulle storie di Instagram perché fa ridere. Dopo la ricerca del soprannome, che ancora non c'è, c'è Rubacuori, c'è Cecchino Infallibile, ci sono, no, Tremendi, insomma, quelle che c'hanno anche gli oracoli precedenti, però adesso maneggiare con cura penso che sia molto, molto adatto. Grazie tantissimo, grazie di amare questo oracolo, continua a essere super primo nelle classifiche, quindi grazie, 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 grazie. Tanta luce e buona guarigione. Ne abbiamo tutti davvero tanto bisogno. Grazie. Ciao.